Allora, l'idea di passare la guardia alzandosi è una cosa tipica del brasiliano jiu-jitsu, in altre discipline lottatorie questo non avviene, perché di solito è un regolamento che te lo impedisce secondo le sue logiche. E mentre invece il brasiliano jiu-jitsu questo non è mai esistito, perché l'idea era quella di io mi alzo, ho un vantaggio notevole anche proprio in termini di percussione o di fuga, e quindi ci sta nella logica del brasiliano jiu-jitsu. Quindi anche nell'ambito sportivo è totalmente permesso e la cosa si è evoluta su questa linea. E il problema però qual è? Che quando mi alzo, intanto se lo fa da uno che non sa niente è tutto facile, invece uno che ne sa intanto non ti apre le cabine, e quando sei qua se ne sa è facile che ti tutti per terra. Anche aprirti le gambe non è così immediato, ci sono tutti i sistemi, dei metodi. Il problema ancora più grosso è arrivare in piedi, perché lui nel frattempo non ti lascia fare, quando tiene le mani, il posto sono delle guardie diverse. Ok, uno dei modi, uno strumento potrebbe essere questo, che lui fa il suo lavoro qua per non farmi alzare, va bene? Allora, con l'altra mano, rispetto a quella del barbero, io vado dentro così e faccio un movimento di questo tipo, tipo le tecniche di autodifesa che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, no? Potrei anche fare questo, però rischio di essere senza puntello, rischio di essere un po' instabile, come addirittura, ma sarebbe assurdo pensare di andare ad acchiappargli la mano, lui si muove col braccio e non riesce mai. Mentre invece dicevamo l'altra volta che dobbiamo fare come la trappola, noi tendiamo una trappola, non corriamo con la trappola dietro al topo, non lo prenderemo mai. Va, faccio questo lavoro così, e la mia idea è che la mano tocchi per terra. Appena la sua mano tocca per terra io ci metto peso, tieni pure le chiavi di qui, non mi posso alzare e metto dentro il ginocchio. Appena il ginocchio tocca, allora comincio a disinteressarmi della sua mano, la caviglia si apre e gli do un aiutino. Ginocchio può scivolare anche fino qua, che va bene perché vuol dire che state continuando a mettere pressione. Passo la guardia. Okay. Vedo che ci sono molte persone che hanno delle difficoltà con la gestione del ginocchio, perché siete troppo gentili. Quando sono qui, problema col ginocchio, no? Ma il punto è che io ruoto le mie anche qua, là. E il ginocchio va dentro, ruotate l'anca, se continuate a stare con l'anca dritta verso di lui il ginocchio a un certo punto non va, e se il ginocchio non tocca non va bene, il ginocchio deve essere appoggiato al punto tale che il suo piede è sollevato da terra, e gli state mettendo così molto peso, così gli mettete molto peso. Se no, ginocchietto appoggiato non serve a niente. Per bloccare le sue anche, allora lo può passare, facile. Proviamo.